Ma intanto grazie di questo invito. Io sono calabrese come voi, ma anche se sono dall'altra parte del mare, dalla parte del Tirreno, ma insomma facciamo parte della stessa regione. Sono molto contento di essere con voi, con tanti ragazzi e ragazze che si sono preparati a questa scadenza. Volevo soltanto ricordare che la ragione per la quale noi abbiamo immaginato come Movimento Europeo di avviare questa iniziativa che si chiama Processo all'Europa è perché noi vogliamo che quelli che partecipano si sentano direttamente coinvolti in questa discussione, cioè al contrario di continuare come nel passato a venire a fare delle lunghe conferenze, che i giovani sentono queste conferenze, stanno passivamente a ascoltare queste conferenze. Abbiamo ritenuto che fosse opportuno cambiare metodo e quindi dare la possibilità ai giovani o di fare la pubblica accusa o di essere la giuria o di essere testimoni, in modo tale da sentirsi pienamente coinvolti in questo tipo di iniziativa. E devo dire che la reazione che noi abbiamo constatato in tutta Italia è molto positiva. Ci sono vari processi che stanno avvenendo in queste settimane, in questi mesi, dal nord al sud dell'Italia, e noi fra l'altro speriamo questa iniziativa anche di spostarla all'estero. L'Italia esporta anche delle buone cose, e fra le buone cose che noi vorremmo esportare anche il processo all'Europa, in modo tale che altri ragazzi e altri ragazzi di altri paesi dell'Europa possano in qualche modo utilizzare questo strumento di attività e di interattività, in qualche modo, nel quale voi siete coinvolti. E fra l'altro voi stessi potreste, attraverso Facebook e Internet, nei vostri contatti eventualmente che potreste avere con vostri colleghi in altri paesi, dirgli: guardate che noi abbiamo inventato in Italia questo sistema, perché non lo fate anche voi? Per quanto riguarda i capi d'accusa e per quanto riguarda intanto la moneta, io vorrei precisare quando è nata l'idea di creare un coordinamento fra le monete nazionali. Questa idea non era una cosa stravagante, è perché l'Europa doveva affrontare in quegli anni, cioè a partire dagli anni 70, una crisi finanziaria considerevole. Gli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 avevano deciso di interrompere la convertibilità del dollaro e dell'oro in dollaro, e quindi c'era un problema reale da parte dell'Europa di far fronte a questa crisi che era nata a livello internazionale. E da lì è nata in qualche modo il padre dell'euro, che era il sistema monetario europeo, in modo tale da creare fra le monete dei paesi membri un coordinamento e dare la possibilità all'Europa di essere più capace di affrontare le crisi del mondo. E quando è nata all'inizio degli anni 90 l'idea di trasformare il sistema monetario in una moneta unica, questa era la risposta a problemi a carattere mondiale. E fra l'altro erano tutti convinti, io credo che questo è un dato di fatto, l'ha detto anche la testimone, che non ci può essere un reale mercato interno all'interno del quale circolano liberamente le persone, i beni, i capitali e i servizi, se all'interno di questo capitale non c'è un'unica moneta. Negli Stati Uniti d'America, che è un'economia forte, c'è un unico mercato, e l'economia americana è forte perché c'è un'unica moneta, che è il dollaro. Immaginate voi se negli Stati Uniti ci fosse un unico mercato e ci fossero 50 dollari diversi. Questo naturalmente renderebbe l'economia americana molto più debole. E quindi la risposta dell'euro è una risposta dovuta, in qualche modo, era una necessità per rendere l'Europa più forte. Poi, quando è stata presa questa decisione all'inizio degli anni 90 con un trattato che si chiama il Trattato di Maastricht, è stato fatto allora, io lo dico da spinelliano, da allievo di Spinelli, un errore in qualche modo. Non è possibile avere una moneta senza che dietro la moneta ci sia anche uno Stato. Noi abbiamo in Europa una moneta, che è la moneta unica, però non abbiamo uno Stato federale,